Buongiorno a tutti. Oggi vediamo come convertire una tensione di 12 volt, come quella per esempio di una batteria, in una tensione di 5 volt per realizzare un caricatore USB grazie a questo modulo. Vedremo anche come testarne la capacità massima in termini di corrente di 3 A e in chiusura del video realizzeremo un economicissimo cavo multipresa USB. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Il modulo molto piccolo dispone di una porta USB e accetta in ingresso tensioni da 5 a 24 V, può fornire in uscita correnti massime fino a 3 A. Questo convertitore è basato su un chip SMD a 8 pin, codice MP2315, uno step-down converter ad alta efficienza, frequenza di funzionamento 500 kHz. Questo chip è utilizzato prevalentemente in applicazioni inerenti ai sistemi notebook per fornire corrente alle porte USB, nonché tutti gli altri dispositivi che gestiscono porte USB come sintonizzatori, decoder satellitari e televisori. Ma esaminiamone più in dettaglio il funzionamento con lo schema elettrico. Tensione di input da 5 a 24 V al piedino VIN, settando opportunamente le resistenze di feedback, può fornire 5 V in uscita a 3 A. Al suo interno, infatti, è presente un oscillatore a 500 kHz che pilota un MOSFET di potenza, il cui drain è collegato al piedino 3 switching, che provvede a caricare e scaricare una induttanza per generare la tensione desiderata, nel nostro caso appunto 5 volt. È presente un piedino enable per accendere e spegnere questo circuito. Osservando il PCB di questo modulo convertitore, individuiamo facilmente la grossa induttanza da 4,7 microhenry, alcuni condensatori al poliestere, le resistenze di polarizzazione e i diodi Schottky posti uno all'ingresso e l'altro all'uscita a protezione del circuito. A questo punto andiamo ad effettuare i collegamenti in ingresso a questo modulo step down. Cominciamo con la prestagnatura dei due terminali di ingresso. Per la prestagnatura dei due cavi di collegamento da 1 mm quadrato, utilizzo il solito flussante in pasta per agevolare la stagnatura. In tutti i miei progetti utilizzo dello stagno 6040 perché ha una più bassa temperatura di fusione rispetto agli stagni senza piombo. Naturalmente, fuori campo è presente un aspiratore fumi. Nell'effettuare le saldature di queste piccole piazzole, cerchiamo di essere il più veloci possibili per non danneggiarle. A questo punto il mio modulo è pronto per accettare una tensione in ingresso e fornire i 5 volt 3 A in uscita. Andiamo ad effettuare qualche test sulle reali capacità di corrente di questo modulo che ho collegato al mio alimentatore variabile impostato sui 12 volt. Dall'altra parte abbiamo un modulo di carico variabile. Questo modulo permette di simulare la presenza di un carico variabile, quindi con amperaggio diverso. Semplicemente girando il potenziometro varierà anche la corrente assorbita dall'alimentatore. Questo ci permette di testare le capacità di un qualsiasi alimentatore o di uno step-down converter, in termini di potenza fornibile al carico. Questo modulo permette anche di conteggiare gli amperora contenuti in una batteria. Può essere alimentato con tensioni che vanno dai 5 ai 30 volt. Può testare tensioni che vanno da 1,5 volt a 25 volt. Con questo modulo ho realizzato un carico elettronico variabile portatile, che può essere utilizzato anche come tester di capacità per batterie fotovoltaico. Tale progetto è contenuto nel video di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Come per tutti gli altri attrezzi e materiali che vedete nei miei video, vi ricordo che in descrizione potrete trovare tutti i link per l'acquisto, cliccando sui quali contribuirete al mio canale. Come prima cosa vado a collegare una vecchia presa USB al mio carico elettronico variabile per verificare se i 3 A in uscita dichiarati sono reali. Imposto una corrente di carico elettronico di 2 A iniziale per poi salire progressivamente. Andiamo a collegare il nostro modulo e ad accendere l'alimentatore.
In questo momento stiamo assorbendo 2 A a quasi 5 V per una potenza di quasi 10 W. A fronte di questo assorbimento, il mio alimentatore sta fornendo quasi 11.43 W. Pertanto, in questo momento, l'efficienza di questo convertitore sfiora quasi il 90%. E tutto questo senza un riscaldamento eccessivo del modulo convertitore. Bene, a questo punto andiamo ad alzare la corrente assorbita per verificare se effettivamente questo modulo riesce a raggiungere i 3 A dichiarati dal produttore. Nel passare da 2 A a 3 A con il nostro carico variabile, l'alimentatore in ingresso deve fornire quasi 1,2 A. Ad ogni modo siamo arrivati ai 3 A e il nostro convertitore supporta pienamente questa corrente dichiarata. Non solo, ma lo fa anche con un'ottima efficienza perché la corrente in input è comunque relativamente bassa. Quindi direi che questo modulo ha superato a pieni voti il nostro test. Bene, a questo punto passiamo alla realizzazione di un cavo USB multiconnettore per questa presa USB con pochi semplici passaggi elementari. Mi sono procurato 3 tipologie di cavi, abbiamo un cavo micro USB, un cavo mini USB e un cavo Type-C. Oltre a questi 3 connettori, naturalmente mi servirà anche un connettore USB classico. Come prima cosa, taglio questi 3 cavi della lunghezza a me necessaria. Per il cavo di collegamento alla porta USB standard riutilizzerò questo pezzo di cavo. A questo punto andiamo a spellare questi 3 fili. A tal proposito utilizzo uno spellacavi per cavi di rete. Rimuovo all'incirca 1 cm di guaina esterna, stando attento a non tagliare i fili all'interno. Elimino i 2 cavi bianco e verde relativi alla linea dati che in questa applicazione non mi servono. Ripetiamo questa operazione per tutti e 4 i cavi. Vi ricordo che se avete delle domande potete inserirle qui sotto nei commenti oppure scrivermi all'indirizzo in sovraimpressione. Bene, a questo punto procuriamoci questi 2 oggetti, una basetta a 1000 fori e un comunissimo tappo di plastica di quelli utilizzati per le bottiglie dell'acqua. Questo sarà il contenitore dei nostri collegamenti. Pratico 4 uscite su questo tappo con la punta del mio saldatore. Dopo queste operazioni pulite sempre la punta del saldatore con della carta per evitare che si rovini. Per agevolare la stagnatura di questi cavetti in rame utilizziamo il solito flussante in pasta. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale sul Fai da Te. Grazie per il vostro supporto. Tutti questi cavi andranno saldati in parallelo tra loro sulla basetta 1000 fori. Per il collegamento delle dorsali positive e negative utilizzo del filo di rame rigido. Questi fili derivano da vecchi cavi telefonici dismessi. A questi 2 rami positivo e negativo si collegheranno in parallelo il cavo USB in entrata e i 3 cavi USB in uscita. Sistemiamo questa basetta di collegamento all'interno del nostro tappo in plastica ed effettuiamo qualche test di controllo. Con un caricatore UNIT con indicazione della corrente andiamo a provare questi 3 cavi contenenti i 3 connettori per la ricarica. Cominciamo da questo micro USB che ricarica e alimenta questo piccolo ricevitore Bluetooth. Invece inseriamo il Type-C su un modulo TP4056. Per finire è la volta del mini USB che ricarica una cassa Bluetooth. Anche in assenza del LED di ricarica possiamo verificare la corrente assorbita da questa cassa Bluetooth. Bene, per consentire il distacco della colla a caldo vado a spruzzare del WD-40 su questa barra di ferro
che mi servirà per lo stampaggio. Il WD-40 consente un più agevole distacco della colla a caldo. Applichiamo una giusta quantità di colla a caldo fino alla completa immersione di tutti i cavi. A questo punto, prima che la colla si solidifichi, andiamo ad applicare la nostra placchetta di metallo premendo energicamente e tenendo premuto per almeno 5 minuti. Trascorso questo termine, possiamo andare a staccare facilmente il nostro tappo dalla placca in metallo grazie al distaccante WD-40 utilizzato. Qualora la colla fosse insufficiente a coprire completamente i cavi, possiamo sempre ripetere la procedura riapplicando la nostra placca in metallo e attendendo l'essiccazione della colla a caldo. Bene, a questo punto il mio cavo multiconnettori USB è pronto per l'utilizzo. Sono certo che questo multiconnettore potrà essere validissimo nel mio laboratorio per testare i vari dispositivi USB presenti. Con questa tecnica possiamo creare tutti i cavi con connettori multipli che desideriamo. Nello specifico ho utilizzato il mio convertitore da 12V a 5V in un impianto fotovoltaico per generare una fonte di ricarica USB per i miei smartphone. Il tutto senza spendere troppo e riciclando dei vecchi cavi USB. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like qui sotto e iscrivetevi al canale. Come al solito io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.